Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Ragazzi, anche oggi con l'account di M Premier, che come sempre voglio ringraziare per avermi dato l'opportunità di fare questo video. E oggi volevo andare a aprire 85, ragazzi, ben 85 carte eroe leggendario, più anche due carte eroe leggendario speciale. Abbiamo queste 85 qui, più qui sotto queste due. E oltre a scartare queste, diciamo, ad aprire queste carte, volevo anche ad andare a fare un paio di attacchi con un team tutto sniper composto da Elettrica, Stregone, Pixie, Mietitore Brizzolato. Poi ci ho lasciato, ragazzi, questo Rodolfo che non si sa. E in ultimo abbiamo, ovviamente, Anubis. Ok, direi subito di andare ad aprire le casse senza perdere altro tempo. Le casse, scusate ragazzi, le carte. E vediamo un po' quali eroi escono. Io vorrei provare la gioia, ragazzi, di trovare una volta nella mia vita un cavalier teschio dentro queste carte. Apriamo prima queste due. Utilizziamo apri due. Vediamo un po', ragazzi, Zucca e Orco che non sono ovviamente teschio. E ora abbiamo queste 85 carte, ragazzi, andiamo a utilizzare. Apriamo le prime 10 insieme, perché dicono che aprirle tutte quante insieme porta più fortuna, escono più eroi. E quindi andiamole ad aprire e vediamo un po'. Allora, prime 10... Neanche, ragazzi, l'ombra e il riflesso di un teschio. Vediamo un po'. Allora, apriamone 5 singole, così da arrotondare. Apriamo 10 e 5 ogni volta. Allora, il singolo non ci ha portato a nulla. Apriamo altre 10. Dai teschio. Ma quando mai, ragazzi, sono usciti due druidi. Però, come un, diciamo, come eroi particolari abbiamo un Cupido, Zucca, anche Trent, niente che, un pupazzo di neve. Andiamo con il singolo, vediamo il singolo, un Trentauro e a questo punto il 10, dai teschio. Sappiamo che una remota probabilità c'è, ma quando mai? Secondo me hanno detto una stronzata, io teschio non l'ho mai visto. Apriamo un altro singolo, vediamo un pochettino, e quando mai? 10, vai teschio. Ma neanche proprio morto, neanche cavalier morte proprio, neanche teschio morte. Altre 10, niente, 2 Trent sono usciti. Andiamo con il singolo, eccolo qua. Ragazzi, dai, mamma mia, ragazzi. Cioè, sommando questo open a tutti quelli che ho visto, praticamente teschio impossibile da trovare. Apriamo un singolo. Dai, niente da fare, druido, andiamo con un altro 10, dai, cavalier morte, me lo sono tirato prima, cavalier morte, ma non è teschio, è anche uno stregone, ragazzi. Pensavo anche questo fosse impossibile da trovare, l'ho cercato tantissimo nelle carte, ho sempre aperto tutte le carte per provare a trovare lo stregone, non ci sono mai riuscito, però sappiamo che l'opportunità di trovarlo c'è. Rimangono soltanto 8 carte. Dopo questo Duca Zucca, anche Duca Zucca come se non ci fosse un domani. Andiamo a aprire queste 8. E niente, ragazzi, niente. Però è uscito uno stregone. E anche stregone molto raro. Però non si è visto, per esempio, neanche un Ares. E non si è visto il famosissimo Cavalier Teschio, ragazzi. Cavalier Teschio ha queste carte che latita, proprio mai visto. E a questo punto direi di andare a provare qualche attacco con questi eroi. Allora, vediamo un po', questo primo attacco, sono prime evoluzioni, non dovremmo trovare particolari problemi, salvo da questa parte che c'è teschio, cerchiamo di evitare teschio, facciamo così, mettiamo loro due e loro due di qua, anche se teschio si poteva forse affrontare con Anubis, vediamo un po', è partito qui teschio contro appunto Anubis, vediamo, Anubis non so se è già schiattato una volta o no, forse no, comunque ci siamo presi il 100% in questo primo attacco, va bene, senza usare ovviamente le magie, facciamocene un altro, andiamo a sniperare, oh guardate qui ragazzi quante strutture, allora facciamo così, ce li sparpagliamo tutti in giro, e vediamo un pochettino gli eroi, ragazzi, schizza la visuale che per ora che arriviamo sopra gli eroi sono già tutti morti, vediamo. Sappiamo che teschio può fare infamate, però per fortuna ci metto sempre Anubis vicino. Controlliamo il livello, ragazzi, guardate Anubis che bestia. Vediamo chi e come morirà. Vedo un cavalier teschio abbastanza incazzatino. Se l'è presa con Rodolfo.
Perché Cavalier Teschio non vuole sapere niente. Comunque alla fine se la sono cavata ed è schiattato su Rodolfo. Volevo farne altre due di attacchi, però questa volta con il buff di Cupido al posto proprio di Rodolfo, quindi provvidenziale il suo decesso, così da poterlo andare a sostituire immediatamente, no? E ci prendiamo un bel Cupido, ovviamente con rigenerazione 5. Qui possiamo sceglierci anche uno con furia nel caso volessimo fare dei dungeon. Ma adesso ci interessa più questo con rigenerazione 5. Deve skillare subito. Ah, questi ragazzi sono anche un po' comodi, forse. Anche un po' comodi. Vediamo un po'. Partiamo da, mettiamo i volanti qui dietro, che tanto va bene. E poi questi altri qui, cercando di farli buffare tutti, va bene. E sono schiattati tutti quanti i nemici, ok? Hanno fatto un buon giro e sono riusciti a skillare tutti quanti con il buff di Cupido. Guardate l'infamia del totem di Babbo Natale, ma comunque non importa, l'attacco riesce a concludersi. Ed ecco qui ragazzi che nella gara di velocità diamo Anubis che supera tutti e ci aggiudichiamo questo tre fiamme. Quindi ultimissimo attacco con questo sniper team, direi pompato da Cupido. Qui che cosa abbiamo? No, abbiamo prime evoluzioni, dai, ultimo attacco lo vorrei fare con delle seconde evo incazzate. Tante strutture fuori, magari è troppo facile, poi ci sono prime evoluzioni. Seconde evoluzioni con strutture fuori, quindi facciamo, dobbiamo mettere, cercare di non mettere subito Cupido, perché altrimenti non risolviamo molto. Ok, vedete, sono spariti tutti gli eroi, davvero ragazzi, fantastico questo team. Certo, ci vogliono un pochino di strutture fuori, in quanto abbiamo soltanto tra virgolette Anubis, però il problema è che Anubis quando muore poi l'engage degli altri eroi andrà sugli eroi dietro, che se non sono diciamo un pochettino resistenti andranno immediatamente a morire, tipo Rodolfo di prima. Comunque ci portiamo a compimento questo ultimissimo attacco per questo video, ragazzi. Ringrazio come sempre M Premier per avermi fatto fare questo video e per i futuri che mi farà fare. Ringrazio anche tutti voi per la visione, invito a lasciare un bel like, un commento, fatemi sapere che ne pensate, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.